Baldassare di Sharing TV. Allora Chiaretti, già nelle scorse partite, segnatamente a Carpi, ci si aspettava il suo ingresso da un momento all'altro, però non è stato possibile perché gli infortuni e le contingenze della gara hanno fatto sì che lei non potesse entrare. Stavolta invece è entrato e francamente uno si aspetta sempre di più da chi non gioca, che quando entra in campo deve dimostrare di meritare il posto da titolare. Lei ha fatto una buona gara, però poi non è stato incisivo, non è stato decisivo né nei tiri in porta né nel procurare qualche calcio di punizione. Alla fine ha fatto una gara normalissima, ma il Foggia era già 2-0. Ma io non credo di aver fatto neanche una buona gara, proprio lontano di fare una buona gara. Io credo che entrare su queste situazioni non siano mai semplici. Fortunatamente nella mia carriera ho sempre giocato. Questa situazione per me è una situazione non semplice, sto cercando di dare il massimo. Vengo da un infortunio all'adduttore che sono stato un mese fermo. Dopo sono rientrato, ho iniziato a fare un po' di mezz'ora, 15 minuti, 20 minuti. E sicuramente entrare su questa partita dopo 2-0, che erano tutti dietro, non è semplice. Però ti posso garantire che anche per me la mia gara non è stata sufficiente, provando a fare quello che magari ci serviva, tirare fuori area, cercare una punizione, una cosa, un episodio, che non c'è stato, così come non c'è stato per tutta la gara, anzi sono stati episodi contro. Cioè, dopo 15 minuti che vai a 2-0 contro il Crotone su scontro diretto, dopo entrare non è mai semplice. Però io sinceramente sulla mia gara credo di poter dare molto di più, nonostante non sia semplice. Sto lavorando, non è semplice, però sto lavorando. Obrigado. Di nada. Buonasera, Alessandro Tosco, Foggia Today. E la tua posizione, tu anche a Cittadella giocavi sempre dietro due punte, è quella l'unica posizione nella quale pensi di poter dare il meglio di te stesso, oppure ci sono altre collocazioni tattiche che comunque potrebbero esaltare le tue caratteristiche? Cercherò di essere diretto su questa risposta, perché è da quando sono venuto qua che non si sapeva dove dovevo giocare. La mia posizione in Italia l'ho fatto sempre tre quarti dietro le punte, per la maggior parte su 4-3-1-2, ok? Sì. Ho fatto tre anni così a Cittadella e ho ottenuto i risultati che ho ottenuto. Qui a Foggia, non a livello personale, ma come squadra abbiamo cambiato tante volte i moduli. Io cerco di adattarmi dove il mister crede che sia il meglio per la squadra. Cerco di fare il meglio per la squadra. Chiaramente se gioco a tre davanti preferisco giocare a destra. Se giochi a due davanti non è il mio ruolo, perché sono sempre di spalla. Se giochi 1-1 davanti come giocavamo con Grassadonia, magari ho più possibilità perché conosco la tre quarti. Però oggi, magari facendo 3-4-1-2 alla fine, diciamo che potrei rendere molto di più, ma sarebbe il mio ruolo. Tutto qua. Grazie. Ciao Lucas. Buonasera, Giampaolo Limardi, Foggia Sport 24. Ma al di là della tua posizione, della tua, insomma, che poi alla fine tu sei entrato, l'hai detto, in un momento in cui la partita tendeva anche un pochettino, è sembrato sinceramente un passo indietro importante del Foggia rispetto alle prestazioni con il Carpi, dal punto di vista soprattutto, come posso dire, caratteriale, della voglia, della cattiveria, del gioco con il Verona. Ecco, che spiegazione ti dai tu? Semplicemente, come è ovvio che sia anche così, il gol a freddo o qualche altra cosa? Tu che impressione hai avuto della tua squadra? Beh, io credo che la nostra posizione in classifica parla da sola. Abbiamo dimostrato che ancora non siamo capaci di dare continuità ai risultati. Dopo aver fatto una bella prestazione contro il Verona e dopo aver ottenuto la vittoria contro il Carpi, tutti si aspettavano che oggi portavamo almeno il pareggio a casa, e non è stato così. Chiaramente c'è da crescere. Io che ti devo dire, se siamo lì in quella classifica è perché evidentemente non siamo riusciti a fare quello salto che ci possa dare la possibilità di almeno essere fuori della zona del playout, che è quello che meritiamo e quello che teoricamente con i punti
dovevamo essere lì a metà classifica, però evidentemente abbiamo sbagliato qualcosa su tante partite e questa è un'altra. Speriamo che voltiamo pagina, perché qua ho capito che basta una vittoria per prendere il volo, ma basta una sconfitta per andare sottoterra. Quindi bisogna trovare l'equilibrio, io direi che sarebbe la parola adeguata. Perché secondo te che cosa? Ma tu dici manca ancora qualche cosa, ci manca qualche cosa, perché sennò daremmo continuità. Ecco, nella tua opinione, secondo anche la tua esperienza, che cosa manca per raggiungere questa continuità alla squadra? Guarda, è una questione tecnica, insomma, perché tecnicamente siete una squadra importante, no? Almeno a detta di tutti. Sicuramente, sicuramente, ma se tu prendi due gol dopo 15 minuti, vuol dire che te magari non eri concentrato al 100%. Secondo me manchiamo un po' di concentrazione anche sulle piccole cose, sui dettagli. E i dettagli vanno curati. La Serie B purtroppo è così, commetti un errore e lo paghi. Abbiamo commesso sicuramente degli errori su tutti e due i gol e abbiamo pagato ad alto prezzo. Quindi quando, spero che sia subito, che capiamo che oggi ci giochiamo la salvezza, e giocare la salvezza non ci possiamo permettere di mancare di concentrazione. Sui 15 minuti non possiamo prendere due gol in questo modo, perché noi fatichiamo a far gol, a noi ci massacrano, sono sportellate, sono gomitate a go-go, e noi dobbiamo cercare di essere anche più cattivo, ma cattivo in modo agonistico, in modo più concreto. Ma io dico tutti i reparti, non solo il reparto difensivo, che parti dall'attacco. Quindi la concentrazione non può mai mancare. Oggi secondo me, prendendo due gol in come abbiamo preso, è mancato un po' di concentrazione.